Ciao amici, bentornati! Ciao ragazzi! Attack on Titan, episodio 3 della prima stagione. La luce opaca tra la disperazione. Urca, inizia l'addestramento, eh? Inizia l'addestramento, sono passati diversi anni, penso. E vediamo un po' come sarà. C'è Eren, che è già bello, insomma, motivato dopo la perdita, ovviamente, della sua mamma. E c'è anche Armin e c'è la ragazza che si chiama Mikasa. Esatto. Casa, tu pensa a casa tua. Mikasa. Il gruppetto dei tre ragazzi. Quindi vediamo. Sono curiosa di vederlo questo addestramento. Dai, partiamo. Ma sembrava un gigante. Sì, è vero. Ma lui fa un po' paura, effettivamente. Sì. Ehi, dannato! Signore! Dimmi chi sei. Sono Armin Arlert. E ora dimmi, per quale motivo sei venuta qui? Per dare il mio contributo alla nostra vittoria. Ma tu diventerai cibo per giganti. Terza fila, dietro front. Ecco che ricomincia. Anche tu all'inizio sei stato sottoposto allo stesso trattamento. Sì, che nostalgia. E infatti, ma che senso ha tutto questo? Ah, è presto detto. Portandoli alla negazione di tutto ciò che sono stati finora, Kit avrà la possibilità di farli ripartire da zero. Ah. Facendone così dei veri soldati. Samuel Jackson, del distretto di Snake. Samuel Jackson è quell'attore nero di Pulp Fiction. Sono i ragazzi che 2 anni fa hanno visto di persona l'inferno. Si distinguono per lo sguardo. E tu, dannato, chi sei? Sono Jan Kirstein, del distretto di Trost. Ma la voce di Light. No, bravo. E così tu vorresti vivere nei territori interni? Sì. Perché ti ha detto di metterti a coccia? Beh, ci sta. Tu chi sei, dannato, e perché sei venuto qui? Sono Macbot, della città di Jinai. E sono venuto qui per entrare nel corpo di gendarmeria e morire per il nostro sovrano. Ma morire proprio. Ho capito. Questo ti fa veramente onore. Ma c'è un problema. Il nostro sovrano non importa un accidente se muori per lui. Minchia. Malissimo. Ehi, dannata. A militare mi ricordo era una cosa gravissima se mangiavi mentre gli altri non potevano mangiare. Ok. Era terribile. Ma con te che sto parlando, dannata, dimmi immediatamente chi sei! Sono Sasha Blouse! E sentiamo un po', che cos'hai nella mano destra? Una patata cotta al vapore! Ma allora tu l'hai rubata? E perché l'hai tirata fuori proprio adesso? In realtà non volevo che si raffreddasse, signore. Certo, ma io non capisco perché rischiare tanto per una patata. La domanda che mi sta facendo adesso è perché io mangio le patate. Di che cazzo stiamo parlando? Metà a lei. What the... Metà a me. Guardate. Ci sta. La ragazza della patata sta ancora correndo. Sì, ormai sono quasi 5 ore di fila. Porca puttana. Cioè, con chi pensi di avere a che fare? Non puoi mangiare in faccia. No, ma poi in una situazione di emergenza, cioè il gigante che arriva, tu pensi a prenderti la patata e mangiarti la patata, cioè... il discorso è quello, l'addestramento devi essere come se fossi sul campo di guerra. Esatto. E poi se gli altri, anche gli altri avranno fame, ma se non mangiano non mangi neanche tu adesso. Esatto. Sono quelli che si ritirano, ma siamo ancora il primo giorno. Se non ce la fai non ti resta che andartene. Ah, minchia, già. A proposito, a te oggi non è stato chiesto da dove provieni. Come lui vengo dal distretto di Shiganshina. E l'hai visto il gigante colossale? L'ho visto. Non è che sia un bel ricordo, sì. Caro. Era proprio davanti ai miei occhi. E racconta, quanto era grosso? Faceva capolino dalle nostre mura. E dimmi, che faccia aveva? Era quasi del tutto senza pelle. Era il gigante corazzato che ha sfondato il Wolverine. È così che lo chiamano. Ma a me è sembrato un normale gigante. E come è fatto un normale gigante? Porca miseria, povero. Per favore, adesso basta con queste domande. Avete frainteso? Guardate che anche i giganti si possono sconfiggere. Io entrerò nel corpo di ricerca e annienterò tutti i giganti. Bravo il nostro eroe. So che tu invece vuoi entrare nel corpo di gendarmeria e avere la vita facile. Sì, questo a differenza di chi si atteggia eroe coraggioso quando invece dentro di sé se la fa sotto dalla paura. Ma ti stai riferendo a me? Io dicevo solo così per dire. Ascolta, ti domando scusa. Io non volevo assolutamente mettere in dubbio il tuo coraggio. Vogliamo chiudere qui la discussione? D'accordo. Scusami anche tu.
Lo segue sempre. Sì, lo tiene d'occhio. Dai, lasciamo perdere. Sì, ma tu devi smetterla di agire così impulsivamente. Tu piuttosto. Credi di avere i capelli troppo lunghi? Rischiano di diventare un problema durante l'addestramento. Li taglierò. Sta mongolo. Però ha corso tutto il giorno. Sì, brava comunque. Ma è una bestia. Questo è bene. Non avevo nient'altro da portarti. Forse dovresti prima bere un po' d'acqua. Dimmi la verità, tu sei una divinità celeste! Allora, che cosa sta succedendo qui? Fuori. Lei è la ragazza della patata, giusto? E dimmi, tu hai ottenuto qualcosa per il tuo bel gesto? Lascia stare. Adesso dobbiamo portarla a letto. Oggi voglio vedere le vostre capacità! Guardala. Sembra aver già compreso molto bene come comportarsi. A quanto pare ci sono molti elementi eccellenti quest'anno. Sì, e quello là? Vedi, anche con tutte le migliori intenzioni, capita molto spesso di non riuscire ad emergere. Dai, Eren! Tira subito su il busto! Che miasma! Com'è possibile? Allora, addestramento con l'attrezzatura per il movimento tridimensionale. L'attrezzatura per il movimento 3 è studiata per adattare gli uomini, esseri che compiono movimenti unicamente bidimensionali, alla terza dimensione. Oh mio Dio! Quindi, su, o cosa? Appunto. Cioè, figo però! Sì. Elementi necessari: resistenza fisica, gambe forti, eccellente consapevolezza spaziale e forza mentale tale da non farsi mai prendere dal panico. Cacchio, la mente in un combattimento fa comunque tantissimo. È vero. A parità di forza, uno che è mentalmente più forte vince. Sì, difatti tu faresti fatica, secondo me. Ma te le devo dare? No. Ah. Cazzone! Non concentrarti sull'idea di doverci riuscire per forza. Fa attenzione al bilanciamento vero. Fra la parte superiore e inferiore del corpo. Cioè, lui c'ha troppo la pressa che deve farlo, no? Così non riesci. Non ti concentri sull'esercizio. Sull'esercizio, sì. Stavolta sono sicuro che ce la farò. Concentrati. Che botta. Guarda un po'. Supera la prova di domani e sarà tutto a posto. Pensare che avevo detto che avrei sterminato tutti i giganti. Ma non deve essere quella la tua aspirazione. Vedi, non è soltanto sacrificando la propria vita che si può combattere il male e cercare di migliorare il nostro avvenire. Ma in qualsiasi caso, non andrei certo a dissodare i terreni agricoli da solo. Se tu domani fallissi, io verrò insieme a te. Non ti lascerò mai. Ma che scusa, per te sarebbe un problema se lo prendessi? Che morta di fame lei, mamma mia. Secondo te Mikasa prova dei sentimenti verso, a livello proprio che gli piace Eren, oppure lo fa per la promessa che ha fatto alla mamma? O perché sono amici? Secondo me è un po' per la promessa, un po' perché sono amici, cioè sembra proprio che vuole proteggerlo. Sì, vero. Se l'è mangiata Mikasa, sì. Il pane. Voi due provenite dal distretto di Shiganshina, giusto? Allora, sapendo bene quanto sono temibili i giganti, perché aspirate a diventare soldati? Ripensando all'insensata operazione militare messa in atto a forza dal re, ho sentito di non poter restare a guardare. E voi due, da dove provenite? Veniamo da un villaggio tra le montagne a est del Walmaria. Cosa? Da noi non c'è una rete fluviale e l'avvertimento non ci è giunto in tempo. I giganti sono giunti all'alba al villaggio. Ho aperto la finestra e... Che paura, mamma mia. Dopodiché... Non ricordo quasi più niente. Ora che ti prende? Perché fai questi discorsi? Scusa, quello che volevo dire è che voi due probabilmente siete diversi da tutti gli altri. Tutti quelli che non sanno quanto siano davvero temibili i giganti. Scusami, ma io sono fissato con le voci, sembra la voce di Nier questo qua. È vero. È lui. Mi sembra di sì, sembra Nier. Sono quasi tutti qui per un'unica ragione. È lui? Sì, soltanto per salvare le apparenze. Anche il tenere alla propria vita non è un istinto da disprezzare.
Mi sono perso dove stanno andando. No, non l'ha detto, mi sa. Farò ritorno alla mia terra. E tu? Perché sei venuto qui? Io sono qui perché sono giunto alla conclusione che devo ucciderli. Quindi il tuo animo non si è piegato, nonostante tu ti sia imbattuto nei giganti. Stai attento alla preparazione dell'imbracatura e vedrai che ce la farai. Ti ringrazio molto. Rainer Braun, esatto. Grande! Vai che ce la fai, Eren! Che ansia, tutti i guardi. Ti senti pronto? Sì, signore! Devo farcela! Tiralo su! Al diavolo la logica e la teoria! Ma sono queste le mie armi! Ce l'ho fatta! Ma sei serio? Cacchio! Aspetti, io posso ancora farcela! Tiralo giù! Ho fallito! Wagner, cambia immediatamente l'imbracatura di Jäger! Che senso? L'altra era difettosa. Grande. Sarà necessario stare più attenti alla manutenzione. No, vabbè! Allora, signori, qual è la mia valutazione? Non sei male, ma devi impegnarti di più. Ce l'ho fatta! Evviva! Grande! Oggi tuo figlio è diventato un soldato. Ah, la conosceva? Che figo! Wow. Bello, bello, bello. Mi conosce la mamma. Penso fosse la mamma, no? Che gasamento. Sì, ho detto oggi tuo figlio. Che gasamento. Boh, c'ha anche un papà, ne? Magari conosce il papà. Ah. Non mi ricordo il nome però... che ha detto. Hai ragione, non lo so, però ho detto Misha, qualcosa del genere. Sembra un nome da femmina. Okay. Bello, bello, cavolo, all'inizio ti giuro, pensavo mica che non ce l'avrei fatta di nuovo. Però è interessante sta cosa anche della imbragatura usurata, cioè alla fine giusto, si usurano le cose, quindi buongiorno. E lui ci ha fatto lo stesso. Grande, sì sì, bello, bello, sono carichissimo. Bene, bene, di figata. Vedere come va avanti. Comunque è molto interessante questa cosa dei doppiatori, che perché anche Death Note è stato fatto circa in quel periodo, no? Penso, a distanza forse di 5 anni, no? Come i doppiatori sono quelli simili, e adesso però non li senti più negli anime di adesso. Tipo anche il doppiatore di Death Note, di Light, che fine ha fatto? Boh, magari è impressione. Ma hai ragione, no. Cazzo. Non lo so, magari adesso fai film, pagano di più magari. È vero, può essere. Dovrei informarmi che fine hanno fatto, perché sono quelli, c'era quello sì, di è Nier. Vero, è vero, è incredibile. Cioè, ma fighissimo. Manca solo quello di L. Però sì, figo. Bello, interessante, vediamo come va avanti. Assolutamente. Ragazzi, mi raccomando, diteci la vostra, lasciate un bel like se vi piace la serie e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!